era nervoso già perché la partita credo che iniziava alle 8, che era l'ora normale in quell'epoca, e ho lasciato la festa, ma io penso che aveva certe possibilità, ma avevo possibilità di fare qualcosa con una ragazza che mi piaceva molto, ma ho preferito lasciare la festa a quel punto lì e mi è andato a casa a vedere questa partita. Ecco, è una partita che si trasmetteva alla radio, no? In diretta per televisione, Ah, in diretta per televisione. sì, per la televisione spagnola, per televisione per la 1. Ho capito. E quindi voi avete visto questa splendida partita del Barça di Io Cruyff? l'ho visto, sì, l'ho visto in diretta, assolutamente, assolutamente, assolutamente. In quel momento io ero solo in casa. Come ti ho detto, la fate tutti gli amici Sì, nella sì. festa, noi li chiamiamo questi film di festa guateche, che è un nome classico di quell'epoca lì. Li ho lasciato tutti lì, parlando, io sono andato a casa nervosissimo, prendendo un autobus. Io ho visto la partita in bianco e nero, ovviamente in quell'epoca solo Certo. c'erano due generali, il primo e il secondo. Certo. Visto la partita con la telecronaca del conduttore di torno allo stile franchista, Sì. sì. Penso che forse era il grande Mattias Prats, un gran franchista, il suo figlio dopo è stato conduttore pure in tanti telegiornali della televisione spagnola. Penso che era Mattias Prats, ma questo non me lo ricordo. Sì, ricordo perfettamente che al primo tempo eravamo già 0-2. Sì. Mora aveva fatto un Mora il portiere aveva fatto una bella intervenzione prima di segnare noi. Io ero nervosissimo, guardando la partita in piedi, andando di un posto all'altro, e ricordo che è stato 0-3. Ho segnato due volte Asensi, una volta Juan Carlos, un altro Marcial e Marzia l'ultimo Sotil è di l'ultimo testa. sottile, esatto. Sottile, sì. Questo è stato uno dei ricordi più grandi della mia vita. Senti, che cosa è successo il giorno dopo? Cioè il lunedì nella Spagna era, ricordiamo, era febbraio del 1974. Franco 74, morirà a novembre del 1975. C'era il governo che era a Navarro, era già stato fatto l'attentato di Madrid da parte dell'ETA, dove era Carrello morto Blanco, sì. Carrillo. Che cosa è Carrello successo? Blanco, no, scusa, Scusa, Carrello. Carrero Blanco, esatto. Sì, Scusa, scusa, no, Carrello. il compagno Carrillo era in Italia. Il compagno Carrillo era in Italia, a Roma, da Berlinguer. Con E la si è parrucca, entrato no? con la parrucca. Vabbè, quella è un'altra storia. No, infatti, scusate, mi scuso con tutti quelli che ci stanno ascoltando, è stato un lapsus. Anche perché Santiago Carrillo era a Roma, tra Roma e Parigi viveva, e quando era a Roma, io lo so per questioni mie politiche, anche familiari, insomma, era ospite del Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer. E no, allora. Grande, Esattamente. E quindi che grande. Di origine succede? catalano, dell'origine catalano, Berlinguer è di da origine Parma. di Sassari, esattamente, di origine Sì, catalana. Esattamente. Berlinguer è un cognome catalano. Senti Francesca, che succede il lunedì nella Spagna franchista dopo che il Barça di Cruyff va a vincere 5-0 al Bernabéu? È stata un'autentica commozione. Io solo ricordo che il giorno, che quella notte praticamente non ho dormito dell'emozione e del nerviosismo. Solo aspettavo di arrivare a scuola. Io ero in scuola, la sala di una scuola di fratelli della Salle, di fratelli di scuole cristiane che si chiamavano. E ricordo che erano in classe, eravamo 45, erano uno di Madrid, che mi ricordo che si chiamava Via di cognome. Io solo aspettavo di arrivare a scuola, andare in aula per vedere la faccia del famoso Via. Io non potevo, no. Prendere la notte non passavano le ore perché desideravo arrivare all'aula e
trovarmi in faccia a faccia con certo. Sì, penso che per lui è stato il peggio giorno della sua vita, perché non si era noi entravamo in aula con una faccia, con un sorriso, con uno dei giorni più belli che io ricordo della mia vita, e praticamente io penso che per me è stata la partita della mia vita, perché è stato 0-5 in bianco e nero, perché in bianco e nero, come te hai detto bene, il dittatore Franco e Arias Navarro, ancora si stava parlando del vestito del 12 di febbraio, che era una certa renovazione, e questo accadeva il 14 o il 17 di febbraio. Una cosa storica, assolutamente storica, e i giornali hanno tutti al servizio di Regimine, non si è parlato troppo, come puoi tu immaginare, la televisione unica spagnola, certo, non hanno avuto la repercussione, prima in quel tempo lì non c'erano i mezzi come oggi, no? Certo. Internet, questi nuovi metodi tecnologici che ti permettono e consentono di condividere con tutto il mondo questi risultati. Una cosa totalmente diversa di come si vive oggi. Oggi il 2-6 a Bernabéu è totalmente diverso, cioè con condiviso con gente di tutto il mondo, dall'Australia fino a qualcuno dell'Argentina, che era totalmente diverso. Le emozioni che si trovavano in quel momento lì, non le posso dimenticare, non le devo dimenticare ancora, quando parla il mono, no? Sì. La gente mi ascolta, perché come ha detto Alessandro Esposito nella sua esposizione brillantissima, per certo, parlava di che come facile di essere barcellonista oggi. Esatto. E invece io posso dirti come era difficile di essere barcellonista in quel momento lì, no? 14 anni senza vincere un scudetto. Sempre la frase, l'incadesi, il prossimo anno sì. Questo era tipico, no? L'incadere, l'anno prossimo non arrivava mai, fino a che era arrivato questo olandese. Che non ha potuto giocare i primi partiti, e penso che la prima partita che ha giocato è stata contro il Granada in casa, non ho mancato praticamente una partita in casa del Barcellona 30-40 anni fa, e abbiamo vinto 4-0. Il suo primo intervento, prima aveva giocato qualche partita amichevole contro l'Elba di Berlino, contro il Bruges, non ricordo esattamente. Quando è arrivato lì abbiamo iniziato a vincere una partita dietro l'altra, e quando è arrivato con la partita di Bernabéu è stato clamoroso. Mi ricordo di aver fatto manifestazioni sulla Ramblas, parlo di un gruppo numeroso, 2.000, 3.000 persone, che gridando Barça, però che finalmente si è finito per fare... tanti sì contro il franchismo, favore di Catalogna, cose straordinarie in quell'epoca di cui sto parlando, stiamo mica parlando dei tempi odierni, dato che oggi ancora dobbiamo dire che sì, Franco ci ha lasciato la monarchia perpetua il franchismo ancora, purtroppo per noi. Senti, ti lascio alle domande di Giuseppe e Francesco. Giuseppe, che vuoi chiedere a Francesco? Io volevo chiedere a Francesco, effettivamente, quindi dal suo punto di vista, dopo appunto ecco un po' quello che ci ha raccontato, questo classico che è imminente sabato, come lo vede? Cioè, come la vede lui questa partita? È una partita, diciamo, che trasmette magari una sensazione positiva, magari questa volta come la sta vedendo, appunto come la potrebbe vedere questa partita Cesc
questa di sabato. Vedi il Real Madrid magari un po' sfavorito rispetto a noi, oppure statistiche, lasciando perdere le statistiche? Ho perso il collegamento. Sì, sì, vai Francesca, sì. Ho perso la voce, sì, però finalmente penso che ho capito quello che mi stava dicendo. Sì, 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 perché purtroppo è caduta la linea di Giuseppe. È caduta la linea. Però sì, vai, ecco, ha finito. Sì. Ecco, hai sì, finito, no Giuseppe? Sinceramente, io sono un barcellonista classico. Non di nuovi, sono dei vecchi. Io ho sempre paura quando sono fatto. Esatto. Ho paura interna e responsabilità. Responsabilità perché sempre una sconfitta contro il Madrid è molto di più di una semplice sconfitta. E allora non posso evitare una sensazione di paura. Entrare in quel campo, con ambientazione contraria. No, mi fa sentire ottimistico, magari penso che dal punto di vista obiettivo noi abbiamo una squadra veramente competitiva e che stiamo facendo quello che possiamo per arrivare qui nel famoso mese di gennaio, recuperare un po' la struttura di squadra con Giovane e Diarra. Bene. Che posso dirti di questo? Io andrò alla mattina a fare tutto il mio rituale, andare a Santa Maria del Mar, fare la preghiera, andare a Geronimo Ferrat, vicino a Born, e dopo andrò a seguirti, ci farò di quelle mie eccentricità, di fermarmi sul gabinetto, o andare al bar, o andare alla pegna, o andare a camminare per la città, non lo so, perché queste cose le decido ore prima della partita. Ovviamente sempre penso alla vittoria, perché sono barcellonista e per me credo che una notte della nostra squadra per un senso di compromesso storico. E penso che possiamo vincere, però la sensazione di paura non posso evitarla. Non ti posso dire nulla rispetto alle condizioni sportive, perché penso in questa classe di partite, spesso come la viviamo noi qui, non sono partite normali, non sono partite derby classici. Una cosa che ha molto più a vedere con le questioni identitarie e con le questioni calcistiche. Io non posso fare commenti sportivi perché non sono oggettivo e perché non sono capace di farli. Parlo col cuore. Grazie, Sergio. Giuseppe, sì, sono d'accordo con te. Sì, Francesco, la domanda a Francesco? No, Francesco, questa partita ha sempre avuto, come hai detto tu, come anche hai raccontato tramite questi Amarcord, un significato particolare, che va al di là del semplice rettangolo di gioco e dei semplici 90 minuti. Non ti ascolto, Francesco, praticamente non ti ascolto. No, non riesci a sentirlo? Lo ascolto molto male, con molto ritorno. Ah, alza un po' più la voce, Francesco. Ok, volevo chiederti, Francesco, visto che questa è sempre stata una partita che va al di là del campo, diciamo, anche per motivi politici, come abbiamo più volte rimarcato, voglio chiederti, se durante la settimana del classico si vive come spirito, magari, lo stesso spirito che hai tu, ovvero che è una partita che va al di là del calcio, che è anche una partita politica tra virgolette, oppure ormai la cosa tra magari la maggior parte dei catalani si riduce soltanto ad un puro fatto sportivo? No, assolutamente per noi per il 50% della popolazione di Catalogna, per la gente barcellonista, questo non è una partita di calcio, assolutamente. Io non la vedo come una partita di calcio.
io ti dico, io non ricordo, forse quando era più giovane, sì, guardavo un po' le caratteristiche tecniche, ma io da